Buongiorno, ben ritrovati alla rassegna stampa di Radio Piave in Blu e Luigi Guglielmi, oggi giornalista dell'Amico del Popolo che vi guida nella lettura dei principali titoli, oggi che è mercoledì 2 dicembre, giornata che si preannuncia scura, si preannuncia di maltempo, anche dovrebbe portarci la neve. Cominciamo subito con il Gazzettino e vado alle pagine di Belluno perché c'è una fotografia veramente bella in prima pagina e non vedo l'ora di mostrarvela e di descriverla per chi ci segue in radio. Poi io vi raccomando sempre quando avete la possibilità di mettervi davanti a un computer, a un telefono, voi che ci seguite da casa date un'occhiata a queste, alle immagini, ai titoli di cui parliamo perché crediamo che sia bello anche vederla questa rassegna oltre che ascoltarla in radio. E se vi piace, come vi dico sempre, un like ci è sicuramente gradito. Allora, la foto di prima pagina del Gazzettino di Belluno ve la mostro subito perché è troppo bella. È questa qui, mostra due anziani, una donna che è in un letto d'ospedale e da malata, insomma, e un uomo che le sta a fianco, un uomo con i capelli bianchi. Il titolo è questo: Valeria e Angelo, più forti del virus. La storia. Voglio vedere Angelo, dov'è? Valeria ha 88 anni, Angelo compirà 100 anni tra 4 mesi. Erano insieme dal 2012 nella casa di riposo di Auronzo, sorreggendosi l'un l'altra. Il virus li ha separati, lo hanno battuto e si sono riabbracciati. E la fotografia è questa, il titolo in alto è A 88 e 99 anni sono tornati ad abbracciarsi. Scusate se così, insomma, no? Se mi abbandono anch'io alla semplicità e alla bellezza di questa notizia, però credo che abbiamo bisogno, veramente bisogno, di ritrovare anche la serenità e la bellezza di notizie come queste. I titoli in generale non sono belli oggi perché ci sono problemi sul fronte economico dovuti al coronavirus e ci sono problemi più generali proprio legati al coronavirus, nel senso che anche la giornata di ieri è stata una giornata purtroppo di molti, molti morti. Nel Veneto si sono contati 107 morti, che è il record, lo vedremo dopo tra i numeri, insomma, il record di questa seconda ondata. Quindi purtroppo, l'abbiamo detto mille volte, il decesso delle persone è una fotografia vecchia di come sta andando l'epidemia, nel senso che purtroppo sono l'esito di un contagio avvenuto 7 settimane fa, è più importante dal punto di vista dell'epidemia, dello sviluppo dell'epidemia, guardare al numero dei ricoveri attuali, nella speranza che ci sia una stabilizzazione e qualche segnale a livello veneto, ma anche dell'Ulsuno, lo si vede. Il titolone di apertura, comunque, che occupa tutta la parte alta della pagina, tutta la larghezza della pagina di Belluno di oggi, è questo: alberghi chiusi, ristori all'80%. Continua la trattativa sulle misure da adottare per le feste e l'associazione di categoria invia a Roma le sue richieste. De Cassan, Walter De Cassan, che è il presidente degli albergatori bellunesi, sarebbe una mazzata per tutti. Queste sono le sue parole. Doglioni, Confcommercio, molti rischiano di non riaprire più. Allora, leggiamo un attimo il lancio di questa notizia. L'ipotesi chiusure degli alberghi per le attività ieri sembrava sempre più vicina e Walter De Cassan, presidente di Federalberghi, ha spiegato la decisione del governo di chiudere gli alberghi sarà una mazzata per tutti. Ha poi scritto al deputato bellunese Roger De Menech chiedendo lumi. Gli ho anche preannunciato che noi, ha detto De Cassan, se dovremo restare chiusi da Natale all'Epifania, chiediamo un ristoro dell'80% del fatturato, come dire che è proprio in questo periodo in cui si prospetta la chiusura che gli albergatori incassano il grosso del loro attivo, insomma, che si sviluppa durante l'inverno. Paolo Doglioni, presidente di Confcommercio, i ristori dovranno essere rapidi o molte aziende non avranno futuro. L'approfondimento di Marco Di Bona a pagina 2. A porta, Ghedina, stiamo parlando del sindaco di Cortina, il sindaco Giampietro Ghedina, ha dichiarato: lo sci è la vita per le nostre famiglie. Per noi e per le nostre famiglie lo sci è vita, siamo preoccupati e arrabbiati. È quanto detto ieri sera, porta a porta, su Rai 1, da Giampietro Ghedina, sindaco di Cortina. Le piste da sci devono restare vuote, ma i centri commerciali in città sono pieni, ha proseguito. Ecco,
Il problema forse è qui, no? E si rischia di avere anche una distorsione nella valutazione delle notizie, perché se da un lato sentiamo queste dichiarazioni di politici, di persone coinvolte nel tessuto economico provinciale che si dichiarano spaventate e arrabbiate per le scelte che sono state prese, perché, o che sembrano sulla via di essere prese, cioè quella di non aprire gli alberghi per Natale nella nostra provincia. Questo determinerebbe un danno economico gravissimo per la nostra economia, e questo non si può negare. Però dall'altra parte non bisogna dimenticare che il virus c'è, che gli ospedali nostri sono pieni, che si fa fatica a trovare un letto d'ospedale per chi ne ha bisogno per il coronavirus e anche per le degenze normali. Partono le USCA anche nel distretto di Belluno, cioè ci saranno delle unità che cercheranno di curare a casa invece che in ospedale. Voi capite che la situazione è quella che è, la situazione della malattia, dello sviluppo dell'epidemia è veramente grave, non è che nessuno stia facendo finta, insomma. Però è vero che se ci sono delle incongruenze, per esempio questa dei centri commerciali, beh, è chiaro, insomma, che il sentimento delle persone coinvolte, insomma, degli operatori commerciali, degli addetti della nostra provincia, insomma, sia estremamente preoccupato, anche perché ricordiamoci, non ci sono soltanto gli imprenditori, ma ci sono anche poi i dipendenti, i lavoratori dipendenti, che di solito sono stagionali e che sull'estate e sull'inverno costruiscono il loro reddito annuale. Se l'inverno salta, capite quali problemi ci sono. Insomma, la situazione non è felicissima, non è facile gestirla nel migliore dei modi, insomma, anche perché probabilmente il modello che va attuato nelle grandi città non è possibile metterlo in piedi qui in provincia di Belluno, e bisognerà tener conto di una certa necessaria elasticità. Vi dicevo delle cure a domicilio, delle USCA. Il titolo in prima sul Gazzettino di Belluno è questo: cure a domicilio, due squadre con 16 medici. Dopo Feltre, partita l'USCA di Belluno, cerchiamo anche altri professionisti. Il problema, lo sappiamo, è proprio questo. Le cure a casa sono probabilmente una soluzione importante dal punto di vista del malato, anche perché può rimanere a casa propria, incontrando i propri familiari. Però già qui scatta un primo problema, e cioè i familiari dei malati che adesso saranno tenuti a casa il più possibile, sono attrezzati dal punto di vista della sicurezza, dei dispositivi per non ammalarsi anche loro? I malati sono attrezzati per sapersi gestire per tutta quella parte di cure che dovranno assumere in proprio, perché i medici e gli infermieri delle USCA non saranno sempre presenti con i malati a casa. Non è come in ospedale, che se hai bisogno premi il pulsante e arriva l'infermiere, sei a casa tua. Ecco, ci sarà personale sufficiente per garantire questa copertura, se è vero che non ne abbiamo abbastanza nemmeno negli ospedali? Ecco, insomma, queste sono domande che credo sia giusto porsi. L'ULSS è chiaro che sta cercando di mettere in piedi un sistema che funzioni, però appunto, se già l'ULSS dice stiamo cercando altri professionisti, beh, vuol dire, insomma, che siamo all'osso, lo sappiamo, insomma. Quindi speriamo che questo sistema delle cure a casa per il coronavirus funzioni, insomma. Attivata l'USCA anche a Belluno, dice il pezzo, si tratta delle ormai note unità speciali di continuità assistenziale che svolgono un ruolo di fondamentale importanza, seguire e monitorare le persone positive a domicilio. Quella di Feltre è operativa già da un mese e ha fatto 300 visite, ora anche Belluno con sede a Sagronia e i medici. 11 medici operativi. L'idea è di rinforzare ulteriormente l'equipe, per questo continuiamo a cercare medici disponibili, ha detto il direttore generale dell'ULSS ieri nel suo incontro, nella sua diretta su Facebook, a cui accedono i giornalisti, ma a cui accede anche tutto il resto della popolazione. Le vittime, le cifre. Altre quattro vittime, altri quattro morti, due erano in case di riposo. Ieri a Belluno è calato il numero dei nuovi positivi. Sappiamo che è un dato che conta quel che conta. Sono stati 141, ma il numero delle vittime è sempre alto. Altri quattro morti, due dei quali nelle case di riposo. Queste sono le cifre che veramente ci angosciano, i morti, no?
altri titoli, la scuola elementare chiusa, Alimana in casa, a casa in 239. Vedete, cioè, si parla di tenere aperto lo sci, di tenere aperte le attività. Poi la realtà è questa, insomma, la realtà è fatta di tante, tante persone positive, malate, e questo è un problema, insomma, e non si può pensare di avere davanti un inverno come gli altri inverni. Certo, bisognerà che anche il governo, chi si governa, faccia delle scelte coerenti, in questo credo che il sindaco Ghedina di Cortina abbia assolutamente ragione. Leggiamo il Lancio, 5 classi in isolamento e 2 in osservazione Alimana. Scuola chiusa. Da oggi i 239 alunni delle elementari rimarranno a casa e l'edificio verrà sanificato all'istituto Canossiano di Feltre. Invece, ieri il virus ha imposto i tamponi a 3 intere classi, 2 alle medie e una quinta elementare. La mappa del contagio a scuola si allarga. In provincia sono molte decine le classi coinvolte. Questa non è fantascienza, questi sono i numeri reali. I mondiali di Cortina ovviamente, impegni rispettati, la federazione dà il via libera, questa è una notizia molto importante, via libera dalla Federazione Internazionale Sci ai campionati del mondo di sci alpino del febbraio 2021. Ieri c'è stato l'ultimo confronto con la fondazione prima dell'evento. Cortina è pronta, spiega Giacobbi, amministratore della fondazione. Siamo riusciti a portare a termine tutti gli impegni presi nei tempi prestabiliti e siamo fieri che anche FIS, cioè la federazione, abbia riconosciuto la qualità e l'efficacia del lavoro svolto fin qui. Questa è notizia per noi molto importante. Borgo Valbelluna, mancavano 2 vaccinazioni, i genitori nei guai. Avevano compilato a giugno l'autocertificazione dicendo che le vaccinazioni del bimbo erano state eseguite, in realtà mancavano ancora 2 profilassi per le quali il piccolo era in lista d'attesa, ma che avrebbe fatto entro settembre. 2 genitori sono finiti così nella maxi inchiesta sulle false autocertificazioni. Hanno evitato una multa, ma faranno lavori socialmente utili. Anche qui l'articolo è di Davide Piol. Ciao Davide, buona giornata. Sul Nevegal, cantieri tracciati contro i contagi. Pensate un po', il Nevegal sarà bello quest'inverno, sia con tanta neve che con poca. L'importante sarà rispettare le distanze anticontagio quando si cammina in montagna, già perché chi sale dalla parte destra del sentiero poi inevitabilmente scenderà dalla parte sinistra, e l'associazione Nevegalli che è pronta a mettersi al lavoro per tracciare i sentieri in sicurezza. Questo è il volontariato che si dà da fare e che predispone le cose perché si possa fruire del bellissimo colle a sud di Belluno che è il Nevegalli. Se non ci siete stati, ecco, questa potrebbe essere un'occasione comunque veramente, ma insomma, la gente lo sa, non serve nemmeno dirlo perché il Nevegalli è sempre molto frequentato, per fortuna, anche se non funzionano gli impianti, anche se dovesse essere fermo lo sci, comunque, insomma, se non altro per liberare la testa da tutti questi pensieri, una passeggiata in Nevegalli può essere quello che ci vuole. È facilissimo arrivare con l'auto fin su alla casera, dove si può prendere un buon caffè, poi ci sono i rifugi lungo i vari percorsi. Il Nevegalli è panoramicissimo, nelle giornate limpide si riesce a vedere perfino il mare, è difficile di questi tempi perché la pianura è immersa nella nebbia. Verso nord invece si vedono praticamente tutte le Dolomiti, ci si può divertire a riconoscere le cime, è un balcone veramente straordinario. Allora, pagina 2 del Gazzettino, ci fate chiudere, dateci un ristoro minimo dell'80%. De Cassan, presidente di Federalberghi, è il portavoce della richiesta dei colleghi. Tutto il settore degli alberghi è nell'incertezza se il DPCM chiuderà gli hotel, virgolette, sarà una mazzata. La foto di Cortina, che chiaramente era la nostra località di punta ed è la più interessata da questa problematica, ma ovviamente penso ad Arabba, penso alla Val del Bois, penso a tutte le altre località minori, il problema è del tutto importante. Fermi per le chiusure, 100.000 euro per scuola, bus NCC, sarebbe noleggio con conducente e bus operator. Questa è una questione che si trascina da un po', la provincia adesso finalmente viene incontro agli operatori privati del trasporto che da tempo lamentavano le condizioni estremamente gravi. Dunque, anche recentemente c'è stato un appello, insomma, di Claudia Scarzanella come portavoce della categoria, in quanto presidente di Confartigianato. Gli autotrasportatori entrano in questa categoria proprio perché fosse possibile
trovare delle formule nuove e diverse. Un'idea valida che Dolomitibus sposa, che dovrà essere definita in un futuro tavolo tecnico, dice il virgolettato riferito proprio a lei. Al momento siamo concentrati sulla predisposizione del servizio a partire da gennaio, alla luce del possibile rientro progressivo a scuola. L'auspicio che dalla prossima primavera si possa lavorare meno a singhiozzo, conclude la presidente di Confartigianato Scarzanella. Siamo molto soddisfatti di poter avviare questo gioco di squadra, frutto di un lavoro dal basso con le categorie e di un dialogo costante con la provincia. Dialogo che in tutta la prima fase del coronavirus non c'è stato e che adesso finalmente arriva a una certa concretezza. La favola nella RSA, sconfitto il virus, è l'articolo interno riferito a quella bella notizia che vi davo prima, della prima pagina. La foto viene riproposta all'interno. Valeria e Angelo hanno 88 e 99 anni, dal 2021 vivono insieme ad Aurozzo, dal 2012, scusate, il Covid aveva portato lei a Cortina, adesso sono riusciti a ricongiungersi. Maxi screening a Livinallongo, ritorno alla normalità a valle, queste sono le notizie che arrivano dai comuni, focolaio, elementari chiuse a Limana, da oggi resteranno a casa 239 alunni. Andiamo avanti con lo sfoglio del Gazzettino nell'edizione di Belluno, squadre speciali di medici nelle case dei contagiati, ecco qui si descrivono le USCA, poi l'immagine è un po' da un futuro forse distopico, no? Con l'auto, con a bordo queste due persone totalmente bardate, vabbè, succederà così, ripeto, dubbi e timori ce n'è finché si vuole, vengono dagli operatori, dall'interno degli ospedali, dal mondo della sanità con cui noi giornalisti parliamo e ci dicono di tutte le perplessità che questa misura porta con sé, in teoria buona, in pratica non così facile da realizzare, proprio a causa soprattutto della carenza di personale. Altri 141 nuovi casi, dicevamo, positivi, oltre 4.800, ieri anche 4 decessi tra ospedali e RSA. Allora, medici, vince, facciamo ordine, parliamo del consiglio, ma parliamo degli organismi di rappresentanza e lasciamo stare. Collegamento col parco per la chiesa dei Gesuiti, l'ex chiesa dei Gesuiti che è in corso di restauro. Andiamo avanti, nei regali, sentieri antivirus, trovate l'approfondimento a pagina 7. È vero che nei regali c'è questo problema della grande frequentazione, soprattutto delle aggregazioni in certi punti, dove effettivamente, anche se c'è l'aria aperta, tranquillamente potrebbero verificarsi degli assembramenti, lo sappiamo. Buco BIM GSP. Non ero io il responsabile. I nuovi documenti ora scagionano l'ex presidente Roccon, Franco Roccon, scagionano tra virgolette. Certo è che rimane aperto l'interrogativo su come provincia di Belluno, nella piccola provincia di Belluno, nell'arco di una decina d'anni sia stato possibile procurare un debito per la società pubblica che gestisce l'acqua, che ricordiamo è stato attorno ai 90 milioni di euro, una cosa mostruosa, incredibile. A questa vicenda si collegava anche le vicende del governo della provincia di Belluno, quella volta quando al governo c'era Giampaolo Bottacini, oggi assessore regionale, che per primo aveva cominciato a denunciare le cose che non andavano all'interno del BIM e di GSP, trovandosi poi anche in difficoltà dal punto di vista delle alleanze politiche, ma lasciamo perdere perché è una storia complessa, lunga e che andrebbe raccontata con molta precisione, quindi non ne abbiamo di certo il tempo. Feltre, asta deserta per Villa Bellati, nessuno vuole il preventorio. Andiamo avanti per arrivare ad Agordo, Natale in sordina, senza babbo, si parla di Babbo Natale, i commercianti si autotassano per addobbare con le luminarie l'albero, proloquo comune, montano la casetta, il centro prepara la festa in tono minore, strade, parcheggi e territorio, pronti 700.000 euro e in questo caso stiamo parlando di Livinallongo del Col di Rana. La FIS dà il via libera ai mondiali, notizia molto importante di cui dicevamo prima, che si trova a pagina
a pagina 13, la cooperativa di Cortina che riapre il supermercato, troverete un bel approfondimento sull'amico del popolo. Bomber Sottovia parla del il titolo della prima pagina della sezione dello sport del Gazzettino, e noi passiamo al Corriere delle Alpi per vedere velocemente che cosa c'è qui. In prima pagina il titolo di apertura è: Alberghi, arriva la stangata, virgolette, follia chiudere a Natale. Nel decreto del governo, possibile chiusura degli hotel. Zaia insiste, evitare il blocco totale. Il Covid colpisce duro in Veneto, lo dicevamo prima nell'introduzione di questa rassegna. In un giorno i morti sono 107, 107 decessi nelle ultime 24 ore in un Veneto avviato alle tristemente 4.000 vittime, ci si avvicina alle 4.000 vittime. Zaia l'altro giorno ha detto: guardate che sono numeri da guerra questi qua. Cure a casa nel distretto di Belluno, attivata l'USCA, sci nordico si prepara, preste pronte a Padova e a Falcade nel weekend, pareri ok, sarà realtà la Cucciolo Marisiga. Questo è un fatto importante, perché se dovesse verificarsi questa realizzazione, cambierebbe di molto la geografia del traffico interna a Belluno, ma non solo, anche verso Lagordino. Quindi stiamo parlando di una cosa veramente grossa. Passi avanti per la Cucciolo Marisiga, dice il Lancio in prima. La strada che collegherà la regionale Agordina alla statale 50 è una delle opere definite prioritarie dall'amministrazione Massara. Il comune ha predisposto un progetto di fattibilità, poi il definitivo, che ha ottenuto tutti i pareri positivi necessari nella conferenza di servizi decisoria. Ora la progettazione esecutiva, infine la gara per appaltare i lavori. Se volete saperne di più, parliamo di pagina 19, l'articolo è di Alessia Forzin. Si intende quella strada che dovrebbe raccordare, dopo Mussoi, la curvona dove c'è il famoso bar Cucciolo, con l'area della fine di Viale Europa, per intenderci, insomma, quindi in direzione di Feltre, fuori da Belluno, verso ovest, l'uscita ovest di Belluno. Ecco, dovrebbe essere realizzata lì una strada, un'arteria di collegamento, di modo che il traffico che viene dall'autostrada è diretto a Gordino, oltrepassi Belluno sotto la galleria, poi arrivi praticamente in via Feltre, da via Feltre poi salga direttamente il Cucciolo, cioè scavalcando completamente l'area centrale di Belluno. Cinque lupacchiotti nati in Cansiglio conquistano il web, un atteggiamento forse diverso che cominciamo a assumere nei confronti dei lupi, non lo so. Pedavena, colpi di carabina contro i gatti, al vaglio le immagini delle telecamere del comune. Canale d'Agordo, boscaiolo, si infortuna alla mano mentre taglia i rami di un albero, portato in ospedale in elicottero. Dante Dicadore, Tindalduto, il negozio che vende un po' di tutto in un paese carente di servizi. Cortina, la cooperativa inaugura il nuovo reparto alimentari, e di questo avevamo detto. Allora, io oggi mi fermo qui. C'è stato anche qualche ritardo nella preparazione di questa rassegna, che risulterà un attimino più corta. Ritardi dovuti al fatto che i computer in questi giorni, lo do anche come avviso, insomma, tendono a scaricare un grosso aggiornamento di Windows. Quindi chi usa il computer magari in orario serale può tentare di avviare questi aggiornamenti, faccia la verifica, perché se non lo facciamo, poi durante il giorno lo scaricamento di dati rallenta tutte le operazioni. Quindi chi lo sa fare lo faccia, magari è un consiglio che possiamo dare, insomma, perché così, visto che siamo molti costretti alla didattica a distanza, al lavoro a distanza, insomma, è chiaro che una connessione lenta, una procedura rallentata non è il massimo, per cui si può provare ad ovviare in questo modo. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona giornata, vi raccomando, state con noi, con Radio Piave, con www.amicodelpopolo.it, e se questa rassegna vi è piaciuta, un like e una condivisione ci fanno piacere sempre. Ciao, buona giornata.